Allora, oggi parliamo di calcestruzzo impermeabile, quindi il nostro è un sistema integrale di impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo. Il calcestruzzo non ha bisogno di essere presentato, perché sappiamo benissimo che è uno dei materiali più utilizzati, più usati al mondo, ha un prodotto di circa 10 trilioni di fatturato, quindi coinvolge tantissime persone, tantissime aziende. Quindi è veramente un volano, un motore di crescita e di innovazione. Però il calcestruzzo ovviamente bisogna fare i conti con la durabilità, dobbiamo fare i conti con quello che ovviamente il tempo lo porta a degradarsi. E i costi per il ripristino, quindi dati dalla corrosione, sono molto elevati, pari al 3,4% del prodotto mondiale lordo. Quindi sono veramente degli importi e delle valutazioni molto importanti da fare. Quindi dobbiamo fare il conto proprio con la durabilità, perché molto spesso la vita utile di progetto non coincide con la vita reale. Perché? Perché purtroppo ci sono tanti aspetti, tanti fattori che possono in qualche modo creare questo gap tra la vita utile e la vita reale, che magari è dato dalla non perfetta progettazione, dalla non corretta realizzazione del calcestruzzo, dalla magari mancata manutenzione e da tanti altri fattori. Infatti ci sono state diverse commissioni, no, della CE fondamentalmente per incentivare il concetto di dare più ruolo a quelli che sono i materiali nella società post-Covid, quindi sensibilizzare, quindi creare questo documento di riflessione per affrontare il problema di far sì che la comunità economica europea sia meno dipendente, che sia più resiliente, che si utilizzino materiali più rinnovabili, che più gradi di riciclaggio, poi più che altro una migliore capacità di riparazione. E quindi qua già abbiamo introdotto alcuni che sono dei concetti che sono alla base anche della filosofia, della tecnologia della Benetton, che è quello proprio della durabilità e dell'impermeabilizzazione. Perché vanno di pari passo, no? Quindi se un manufatto in calcestruzzo è impermeabile, è anche più durabile. E in più, come abbiamo accennato all'inizio dell'introduzione, il concetto di self-healing, quindi la guarigione, che vedremo più avanti nel dettaglio secondo quelle che sono i test e le varie ricerche che abbiamo fatto negli anni. Ci sono tanti mix, no, che rendono... quindi che riducono la permeabilità, però ovviamente bisogna fare i conti con i costi, bisogna fare conto con quelle che sono le classi di resistenza e con quelle che sono i rapporti di acquacemento. Bisogna poi fare anche i conti con quelle che sono ovviamente le fessurazioni che può subire un manufatto in calcestruzzo, perché impermeabile sì, ma il calcestruzzo è un materiale poroso, è un materiale che subisce delle deformazioni, che quindi può in qualche modo creare dei danni, queste fessurazioni, in presenza di acqua. E tutti i danni provocati dalle infiltrazioni possono essere tanti, sono anche molto difficili da riparare, specialmente in fase negativa, in controspinta. E in più, i sistemi tradizionali, diciamo quelli che... La nostra viene definita vasca bianca, perché non si utilizzano delle soluzioni tradizionali come le guaine, piuttosto che altri sistemi corticali, diciamo, che anch'essi hanno la necessità di opere di reinterro, devono essere protetti, perché già in fase di realizzazione del calcestruzzo, quindi della posa dell'armatura, possono essere danneggiate, quindi questi danneggiamenti possono portare scorrimento e quindi delle infiltrazioni che poi creano i problemi che abbiamo visto finora. Quindi possiamo sicuramente affermare che la causa maggiore del deterioramento del calcestruzzo è l'acqua. È l'obiettivo, la missione della Benetton è proprio di bloccare l'acqua. Come lo fa? Lo fa, e quindi cos'è il Benetton? È una delle domande forse più ricorrenti, no? Per chi non conosce il nostro sistema, la domanda più naturale è: ma ok, ma cos'è il Benetton? Il Benetton è un sistema, però è una speciale miscela di componenti attive, ovviamente alcune sono segretate, quindi è una forma di polvere del tutto simile al cemento, come colorazione, come aspetto, e reagisce di queste con le componenti minerali all'interno del calcestruzzo e tramite l'umidità crea una struttura cristallina insolubile.
Questi cristalli penetrano, e da qui nasce il nome proprio di Benetton, all'interno, quindi profondamente nella matrice, sigillano i pori e tutte quelle che sono le microfissurazioni. E qui avviene, come stavamo dicendo prima, questo miracolo, no? Della cura. I prodotti sono diverse tipologie, c'è l'additivo per, lo vediamo più avanti, però l'additivo per le nuove costruzioni, poi ci sono i prodotti per le strutture esistenti, dei cordoni idroespansivo piuttosto che malto monocomponente. Ovviamente sono tutti certificati col marchio CE, ovviamente hanno l'EPD e una serie anche di certificazioni che adesso andremo a vedere. Per cercare di rappresentare graficamente quello che avviene, l'abbiamo schematizzato in questa ricostruzione. Quindi porosità residua, quindi non idratata, viene tramite l'acqua reidratata attraverso la composizione, tramite questi composti solubili che sono presenti nell'additivo, generando quindi questa formazione cristallina insolubile, CSA, che non è nient'altro che sono i silicati di calcio idrato. Importante è insolubile, a differenza invece di quella forma endogena che i calcestruzzi hanno quando sono e vengono a contatto con l'acqua. Questo è quello che avviene al microscopio. Qui abbiamo una. Vediamo un po' se riesco. No, scusate, tornatemi indietro. Qui c'è una fessura aperta. Si vede, si percepisce. Quando si attiva il sistema del self-healing, quindi della cristallizzazione, si chiude. Qui nel microscopio proprio vediamo proprio la presenza di questi cristalli, questa crescita cristallina. Ovviamente la principale caratteristica che rendono un calcestruzzo impermeabile sono in qualche modo, specialmente poi per voi tecnici, devono essere in qualche modo valutate, devono essere confutate da delle prove di laboratorio. Noi abbiamo una serie di testi, una serie di ricerche che ci hanno permesso di rientrare nei parametri che sono stati stabiliti da questa norma SIA che definisce la vasca bianca, quindi con delle prove a penetrazione, impressione, secondo due tipologie di calcestruzzo che prevede dei minimi di penetrazione dell'acqua. Una riduzione del ritiro idrometrico del 25% rispetto al profilo di calcestruzzo non additivato, piuttosto che l'autoriparazione delle fessurazioni per 0,4 mm, in ambiente cloruri invece è 0,3. Questo è uno dei test. Qui abbiamo una prova di un campione a 58 giorni, quindi l'inizio dell'analisi è stato eseguito a 58 giorni dall'Istituto Meccanica dei Materiali di Svizzera. Il ciclo di analisi sono 72 ore, sul cubetto è stata applicata una forza di 5 bar, quindi una colonna d'acqua di 5 bar. Il risultato su tre campioni di cubetti, insomma, ha stabilito che la media è di 4, quindi ben al di sotto di quella che è lo standard minimo richiesta per questa particolare certificazione. Questo è un calcestruzzo, insomma, non c'è un 2, no, non c'è un 3, con un contenuto di 310 kg. Diciamo entro metro cubo. Poi c'è l'altra che è l'altra ricetta, quindi il CPNC, prevede un dosaggio di 360 kg, quindi è ovviamente un calcestruzzo più raffinato, diciamo, cioè anche più costoso, quindi più performante rispetto a quello precedente. Infatti la penetrazione media è di 3. Quindi quando si parla di cristallizzazione dobbiamo riferirci a questi dati, non alle schede tecniche, piuttosto che a quello che in qualche modo si va a proporre. Infatti, uno dei consigli che vi do in quanto tecnici, che poi potrete scegliere di utilizzare il nostro sistema per una miglioria, per metterlo a capitolato, per svolgere una gara, magari l'impresa vi dà l'incarico, piuttosto scegliete voi di metterlo a capitolato e dovete paragonarci a altri sistemi di cristallizzazione, verificate sempre le schede tecniche. Le schede tecniche, scusate, le schede di sicurezza, perché per legge bisogna dichiarare quali sono le sostanze nocive. Bisogna valutare con attenzione. Questo è uno strumento che vi permette di distinguere cristallizzazione da cristallizzazione. Infatti qua ci sono poi anche delle tabelle ministeriali, no? Che prevedono in base al tipo di cemento la classe di esposizione. Noi abbiamo due tipi di additivi, quello più specifico per il Portland e quello invece più specifico per i cementi pozzolanici, per intenderci il CEM3 e il CEM4.
Il dosaggio, l'acconfezionamento, il costo è assolutamente uguale, è più specifico in base al tipo di cemento che dovete in qualche modo utilizzare nella vostra progettazione. Adesso qua entriamo un po' più nel dettaglio di quello che è il concetto di self-healing e self-healing. Ci sono dei test che vediamo più avanti che dimostra che quella formazione cristallina insolubile, CSH, è capace di cucire l'interfaccia nelle fessurazioni. Quindi le chiude in modo praticamente definitivo, quindi le guarisce. Fa sì che le interfacce separate poi con questa crescita cristallina le uniscono, quindi trasmette la tensione. A differenza invece di quello che è il concetto, il principio endogeno del calcestruzzo, avete visto sicuramente quella che viene definita quella crescita, quella polverina che si crea, quella non è insolubile, quella è sufficiente una leggera presenza di acqua proprio per andare ad annullare questa chiusura. Quindi, per poter dimostrare questo concetto del self-healing, ci sono diversi sistemi, diciamo, automatizzati. Questo si è inventato l'Istituto di Meccanica dei Materiali della Svizzera, dove a teste verifica la crescita, scusate, la crescita cristallina all'interno di queste fessure tramite un'analisi ovviamente al microscopio e poi va a riportare in quelli che sono i risultati. Questo diagramma è molto interessante perché qua sono stati presi due campioni. Allora, sulle ordinate c'è la velocità del flusso dell'acqua e sulle ascisse invece il tempo in giorni. Questo è il campione con l'arancione, per intenderci, del cubetto additivato. Il flusso iniziale è già importante perché proprio non possiamo prendere due campioni con la stessa identica fessurazione. Qua addirittura la fessurazione del cubetto additivato presenta 70 litri ora. Quello invece del cubetto non additivato, quindi calcestruzzo ordinario, chiamiamolo così, è di 55. Nel tempo non subisce un grandissimo cambiamento, se non dopo un mese. Perché dopo un mese si attiva la cristallizzazione. La cristallizzazione non è immediata, il self-healing non è immediato. C'è tempo ovviamente che i composti chimici reagiscono con il minerale presente nel calcestruzzo. Dal momento in poi, praticamente qua, come vedete, si va a chiudere. Questo vuol dire che se il flusso prima era 70, dopo 2 mesi praticamente è zero. Mentre il cubetto, come vedete, più o meno rimane sempre su quello stesso, perché non si chiude, rimane aperto. Questo è un altro dei sistemi di valutazione su un calcestruzzo, un CEN 4A, dove l'esito è superato per il semplice fatto che all'interno di queste fessure è stato riscontrato il deposito di questi cristalli. A differenza invece del cubetto che abbiamo visto prima, non c'è nessuna presenza di una formazione che va a giustificare questa cucitura, questo principio. Viene applicato anche nel caso di acqua di mare, quella chiusura è arrivata fino a 0,3 mm, mentre diciamo quello del calcestruzzo ordinario senza l'acqua di mare è un po' è sui 4. Qui ci sono altri sistemi, però ovviamente non è che nei cantieri andiamo col microscopio nucleare piuttosto che con quello digitale, ma questo concetto di formazione di questa cristallizzazione si percepisce anche a occhio nudo, si vede proprio che questa è. Adesso magari la definizione, comunque si percepiscono le fessurazioni aperte, allo stesso tempo si percepisce quando sono chiuse, perché proprio si vede proprio questa chiusura, questo materiale bianco, che è anche difficile da scalfire anche con sistemi meccanici, perché proprio dimostra che c'è una cucitura. Ci sono anche dei test dell'Istituto Meccanico che dimostra che andando a creare un ambiente alcalino riduce del 50% la carbonatazione, che è fondamentale ovviamente per la durabilità del calcestruzzo. Infatti abbiamo un po' fatto uno studio su richiesta della DAC di Genova per una verifica doppia, quella che è la formazione della carbonatazione su un cubetto con un copriferro di 4 cm, il cubetto naturale, quindi quello scusate, del calcestruzzo ordinario, come vedete hanno fatto una simulazione a 100 anni. Addirittura supera di gran lunga il copriferro, quindi vuol dire che praticamente la vita di questo manufatto si interrompe sui 30 anni. Invece, con l'utilizzo del nostro additivo, la carbonatazione si riduce e addirittura anche dopo 100 anni non raggiunge il copriferro, quindi le armature praticamente sono, passatemi il termine, sono salve.
Per quanto riguarda invece anche la penetrazione cloruri, che è ovviamente molto più veloce rispetto alla carbonatazione, anche qua i risultati sono ottimi, perché questo è praticamente i millimetri, come vedete quasi il doppio, il calcestruzzo ordinario arriva quasi a 2,5 cm, invece quello additivato ha poco più di 5 mm. Quindi non è soltanto lo rende impermeabile, ma aumenta la durabilità grazie a questi concetti, a questi principi. Il sistema Penetron sono fabbricati, cioè i prodotti del sistema Penetron sono fabbricati negli Stati Uniti da circa 45 anni ed è conosciuto in 110 paesi al mondo. Viene distribuito dalla Penetron Italia dal 2000 e tramite una rete capillare di tecnici distribuiamo anche in Italia e anche in Sardegna, dove il nostro referente è Emanuele Stato, che magari avete conosciuto nel desk al piano di sopra. Adesso 6 minuti qua possiamo avviare il video, così mi permette di prendere fiato. Così, un breve video che spiega in modo un po' più. Sistema di impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione Penetron utilizzato in tutto il mondo e rappresenta la soluzione più avanzata per la realizzazione di strutture interrate di contenimento a tenuta impermeabile. Penetron Atmix è il mix design del calcestruzzo, insieme agli elementi complementari con la definizione della vasca impermeabile, impermeabilizza. Protegge le strutture fin dal principio nella fase di esecuzione dei gettiti, eliminando l'onere di posa e di protezione dei tradizionali metodi di membrane sintetiche o pannelli bentonitici e velocizzando i tempi di programmazione e attuazione del cantiere. Una strada con galleria di 600 metri sotto una via ad altissimo scorrimento ha cambiato in corsa il sistema di impermeabilizzazione tradizionale, scegliendo di utilizzare il sistema Penetron per velocizzare la realizzazione dell'opera. Dice che due passaggi e tempi morti tra le due attività, utilizzando questo sistema, ha potuto realizzare le coperture e l'impermeabilizzazione contemporaneamente. Il risultato? Arrivare puntuali e consegnare il lavoro fatto bene e in fretta. Penetro standard è un trattamento per le strutture esistenti, concepito per l'applicazione in fase negativa, controspinta, per un risanamento integrale dell'intero spessore del calcestruzzo strutturale, particolarmente indicato per le opere interrate di contenimento idrauliche anche con presenza di forti aggressioni chimiche, depuratori, centrali di compostaggio, vasche contenimento reflui, biogas, eccetera. Allora, come ho riportato il video, i nostri prodotti si dividono fondamentalmente in due categorie: strutture esistenti e strutture nuove. Campo di applicazione è praticamente simile tra l'uno e l'altro, ovviamente con diversi cicli di trattamento, con diversi cicli di produzione. Però, visto che il tempo a mia disposizione, come dicevo prima, no, è tiranno, l'ho già praticamente sfruttato del tutto, mi permetto solo di dire perché lo definiamo sistema. Noi abbiamo parlato solo dell'additivo, però l'additivo, per quanto sia ovviamente l'ingrediente più importante, principale, sia dal punto di vista tecnologico, ma deve essere ovviamente anche diretto anche dal punto di vista economico, c'è da eseguire una serie di accorgimenti che sono quelli della progettazione della vasca bianca nella sua interezza, quindi andare a individuare i punti labili di una vasca, che sono i getti o perlomeno i punti di ripresa di getto. Quindi tra la platea e i muri, le fessure sono programmate, gli elementi passanti, tipo i distanziali dei casseri, piuttosto che gli impianti. Quindi noi dell'ufficio tecnico di Torino, che è la sede di Penetron Italia, siamo a disposizione proprio per, prima di tutto, individuare la definizione e la prestazione impermeabile, quindi col giusto dosaggio dell'additivo in base al volume di calcestruzzo, e poi individuare quelle che sono le campiture di getto e i vari presidi che definiscono la vasca nella sua interezza. Quindi noi siamo a disposizione
Sul sito troverete tutte quelle che sono le indicazioni, tutte le certificazioni che io in questo breve tempo ho cercato in qualche modo di rappresentare, di esporre per potervi dare queste nozioni introduttive a questa tecnologia. Avremo sicuramente altri modi per approfondire il discorso, e, ripeto, sia nel sito sia qua sul desk siamo a vostra disposizione.